della pista teatrale I vestiti nuovi dell'imperatore, che è Angelo Formato, e quindi lascio a lui la parola e ai complimenti ancora. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Per la seconda volta ho il piacere di venire qua in questo splendido palcoscenico naturale per fare una piccola cosa, ma molto intensa e molto divertente, messa su con i ragazzi del laboratorio di teatrale di Oregina. Questa volta facciamo una favola che è molto indicata per i bambini. Mi dispiace molto per la giornata che evidentemente ha tenuto a casa molta gente. Comunque spero che vi divertiate. Loro sono diventati oltremodo bravi e quindi avrete modo di giudicarli. E, niente, buon divertimento a tutti e spero di ritornare di nuovo su questa splendida piazza per un altro spettacolo. Buon divertimento! C'erano le favole. Le favole sono storie fantastiche che raccontano di storie immaginarie, di personaggi fantastici, draghi, streghe, animali parlanti, re, principesse, e tutte vogliono lasciarci una loro morale, un loro messaggio. Quella che voglio raccontarvi oggi, anche se scritta molti anni fa, è una favola che ci lascia una morale attualissima e ci dimostra che la realtà non è mai come sembra, ma come qualcuno ci vuol far vedere. C'era una volta dunque, in un paese lontano, lontano, un re, ma lui preferiva farsi chiamare imperatore, che viveva nel suo bellissimo castello insieme ai suoi consiglieri, ai suoi ministri, ai suoi parenti e ai suoi soldati. Ma di tutta questa gente lui non si curava affatto. I suoi pensieri erano dedicati ad una sola cosa, i suoi vestiti. Egli curava così tanto il suo abbigliamento che passava tutto il suo tempo a cambiarsi d'abito per essere sempre elegante in ogni momento della sua vita a corte, in ogni occasione, visita di Stato, consulto con i suoi ministri, i suoi consiglieri, per non parlare dei balli, delle feste. Doveva sempre avere il vestito adatto. C'era persino un ministro dell'abbigliamento che passava le sue giornate assistendo e consigliando il re durante i suoi innumerevoli cambi d'abito e ricevendo i sarti che dovevano confezionarli. Se voi aveste voluto chiedere un'udienza al re, il suo ministro vi avrebbe dato sempre la stessa risposta: il re non può ricevere, è impegnato nel suo guardaroba. Ogni giorno il re, con il suo seguito, sfilava per le vie della città per farsi ammirare. In paese non si parlava d'altro. Thank you.
indossava oggi il re. Ah, io preferivo quello che indossava ieri. Non ho mai visto una tonalità di azzurro così meravigliosa. E quello dorato dell'altro ieri aveva dei riflessi che abbagliavano. Oh, potessi avere io un vestito di quei colori, sarei un figurone. Forse mio marito mi guarderebbe ancora. Sì, ma quanto ci costano questi vestiti? Ora mi pare che resti esagerando. Eh sì, ho sentito dire che non ci sono più monete nei forzieri. Giusto. Bisognerebbe dirglielo. Ho sentito anch'io. In questo passo manderà il reame in rovina. Doveva toccare proprio a noi avere un re così vanitoso. Ma dai, almeno possiamo dire di avere un re elegante. E non uno straccione come te. In quel mentre due forestieri si fecero avanti ad ascoltare. Ma davvero dite che il re spende molti soldi per i suoi vestiti? Sta sperperando tutto il tesoro e non è mai soddisfatto. È alla continua ricerca dell'abito più bello del mondo. Forse noi possiamo aiutarlo, perché noi siamo i sarti più bravi di tutta la nazione. E possiamo confezionare vestiti magici. Magici? E che cosa avrebbero di così eccezionale? Aspettate e vedrete. Andiamo subito a chiedere udienza al re. I due forestieri, che in realtà erano due impostori, andarono da palazzo e chiesero udienza al re, il quale nel frattempo era impegnato in un'animata conversazione assieme al suo ministro dell'abbigliamento e alle sue cortigiane. No, 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 no. Siete una continua delusione. Queste stoffe non sono all'altezza del mio rango. Ma maestà, sono bellissime. Sono l'ultima moda della sartoria. Queste sono creazioni di Jean Pollo, il sarto preferito dal re di Merlandia. E anche dal sultano di Trabalal. E voi osate paragonarmi a quegli straccioni? Non se ne parla neppure. Dateli ai contadini o ai miei stallieri. Sono perfettamente d'accordo con voi, sire. Questi tessuti non sono assolutamente all'altezza del vostro rango. Vostra signoria merita il meglio. Andate e cercate di non deludermi ancora. Sì, maestà. Maestà, due sarti chiedono di essere ammessi al vostro cospetto. Due sarte? Due sarte, maestà. Dicono di essere le sarte migliori del regno. Ah, sì? Vedremo. Fatele passare. Sì, maestà. Inchinatevi al vostro imperatore. Vostra Altezza, noi siamo due sarte famose e possiamo preparare per voi un vestito unico. Sì, noi abbiamo la possibilità di confezionare un abito dalle proprietà magiche. Un abito dalle proprietà magiche? Oh sì, Altezza, l'abito che prepareremo sarà il più bello che voi abbiate mai indossato. Ma potrà essere soltanto visto dalle persone degne e intelligenti, rimanendo invisibile agli occhi degli stolti e degli stupidi. Interessante. Con un vestito simile potrei riconoscere tra i miei dignitari e consiglieri chi non è all'altezza dell'incarico che ha e distinguere gli stupidi dagli intelligenti. Voglio quel vestito, deve essere mio ad ogni costo. Bene, voglio quel vestito, comincerete subito a prepararlo e dovrà essere pronto tra 10 giorni. Per la grande parata. Ministro. Maestà. Consegnate a questi due sarti tutto quello di cui avranno bisogno. E un chilo d'oro come acconto per il loro lavoro. Sarà fatto, vostra grazia. Andate e fate presto. Sì, maestà. Le due false sarte ebbero a disposizione un laboratorio e cominciarono a lavorare. O meglio, a far finta di lavorare. Non lavoravano nessuna tela, nessuna seta. Ma dai loro gesti sembrava lavorassero una stoffa invisibile. Mi piacerebbe sapere come procede il lavoro delle due sarte, pensava il re. Ma in realtà era un po' preoccupato all'idea
che gli stolti o chi non era adatto al proprio ruolo non potesse vedere la stoffa. Naturalmente non temeva per se stesso. Tuttavia pensò di mandare uno dei suoi ministri a vedere come proseguivano le cose. Oh, eccellenza! È un onore per noi accogliervi nella nostra bottega. Come potete vedere, eccellenza, il lavoro a buon punto. Guardate che bellezza, che magnifici colori. E osservate com'è fine la trama della stoffa. Ma qui non... Voi, che siete un ministro del re, un uomo intelligente, potete apprezzare la bellezza di questo vestito. Mica come gli stolti che non riusciranno nemmeno a vederlo. Io non sono uno stupido, almeno non ho mai pensato di esserlo, ma non si sa mai. Se sono uno stupido, allora non sono degno del mio incarico. No, non posso raccontare che non vedo questa stoffa. È splendida, è bellissima, che disegni, che colori. Riferirò personalmente al re che mi piace moltissimo. Grazie, eccellenza. Il povero ministro, un po' sconvolto, tornò al castello e riferì al re che le due sarte stavano confezionando un abito magnifico, di rara bellezza e degno di un imperatore come lui. Le due imbroglione, intanto, chiesero altro oro, seta e soldi per continuare a tessere, ma si misero tutto in tasca e continuarono a lavorare sui telai vuoti. Passavano i giorni e il re era sempre più impaziente di vedere il suo vestito, così decise di mandare il primo ministro in persona a vedere come procedevano i lavori. Allora, dov'è questo prodigio di sartoria? Davanti a voi, eccellenza. Oh, vedete che è magnifico! Beato voi che potete ammirarlo! Mica come gli stolti che non riusciranno nemmeno a vederlo! Ma com'è possibile che solo io non riesco a vederlo? Sono dunque uno stupido? Beh, forse sì, ma nessuno dovrà mai saperlo. Ah sì, che riflessi, che colori! È l'abito più bello che abbia mai visto al mondo. Ma guardate come risplende, è cucito con filo d'oro. Che magnifica tonalità di rosso, non trovate? Sì, che trama, che colori. Il re ne sarà sicuramente entusiasta. La notizia dell'abito magico trapelò tra la popolazione. In paese non si parlava d'altro. Hai sentito la novità? Pare che l'imperatore si stia facendo confezionare un nuovo abito. Un altro! Come se non bastassero quelli che ha. Ma questo è speciale. Pare che solo le persone intelligenti possano vederlo, mentre rimane invisibile agli occhi degli scolti e dei pazzi. Oh, pensa che furbacchione! In questo modo potrà scoprire tutti gli stupidi, giusto? Come te. Cosa vuoi dire? Che non riuscirò a vederlo? Certo che lo vedrò. Non sono uno stupido io. Neanche io. E nemmeno io. Allora vedremo. Vedremo. Intanto il re era sempre più impaziente. Stava morendo dalla curiosità. Così decise di recarsi lui stesso a vedere l'opera delle due sarte. Con il suo seguito e i due ministri andò dalle due imbroglione che stavano lavorando con grande zelo, ma senza filo né stoffa. Sua maestà l'imperatore! Oh, vostra grazia! È un grande onore per noi ricevervi nella nostra bottega. Come potete vedere, il lavoro è a buon punto. Se permette un parere, sire, questo è il vestito più bello che abbiate mai posseduto. Ah, sì, maestà! Quest'abito, veramente, è l'abito più bello che abbia mai visto. Accrescerà enormemente il vostro fascino. Sono veramente commosso. Oh, maestà, non ho mai visto niente di più bello. Oh, oui, c'est magnifique, absolument merveilleux. Sire, la bellezza di questo vestito è abbagliante. Sarete l'imperatore
più bello di tutto il continente. Ma com'è possibile? Io non vedo nulla. Forse sono io lo stupido. Ma se sono stupido, non sono degno di essere imperatore. Ma è terribile, è la cosa più terribile che mi poteva capitare. Nessuno dovrà saperlo. Nessuno. Ma che meraviglia! Ma che splendidi colori, è meraviglioso! Oh, meraviglioso! Ministro, maestà, consegnate a questi nobili sarti un altro chilo d'oro come compenso per il loro ottimo lavoro. E a voi dovrà essere pronto per domani, per la grande parata, eh? Sarà fatto, sire! Sarà fatto. Venne il giorno della grande parata. Le due sarte si presentarono al re con il loro abito invisibile e, aiutate dalle cortigiane, lo spogliarono per mettergli il nuovo vestito. Ecco, maestà, il vostro vestito è pronto. Questa è la giacca, questi sono i calzoni e infine questo è il mantello. Vuole sua maestà imperiale degnarsi di spogliarsi? Eccoci, maestà, arriviamo! Ah, la trama è sottile come una tela di ragno. Si potrebbe credere che lei non abbia nulla addosso! Ma è proprio questo il suo pregio! Oh, sire, avete un fisico perfetto! Ogni sarto sarebbe ben felice di lavorare per voi, sire! Ecco, maestà, siete pronto! Oh, maestà, meraviglioso! Assolutamente meraviglioso! Très précieux! Come le sta bene, come le dona! Che disegni, che colori! Maestà, tutto è pronto per il corteo! Bene, anch'io sono pronto! Andiamo! Thank you.
grazie a tutti, grazie a tutti. Ti presento i nostri interpreti. Il primo ministro Fabio Mori. La prima cortigiana Cristina Paci. La seconda Deborah Putia. Il ministro dell'abbigliamento Emanuele. L'imperatore Francesco De Rose. La narratrice Ornella Sansalone. Il popolano scorbutico Mario De Domenico. E andare avanti il popolo, Anna Franco Neri, Cinzia Monaco, Rosi, Lidia Siux e i due sarti malfattori, Teresa Genchi e Chantal Mulogna. Grazie a tutti. Grandissima dimenticanza, grazie ad Anna Luno per i suoi splendidi costumi. E anche all'altra sarta Alessandra, che non mi ricordo più. Bene, allora ancora un grosso applauso per tutti, se lo meritano, dai, ancora uno.